Bel canto e opera lirica, patrimonio UNESCO. La campagna hashtag Opera UNESCO continua anche d'estate, in misura un po' ridotta perché poi il grande lancio lo faremo a settembre, ma continuano ad arrivare le adesioni. Aderito dopo l'adesione dei ministri dell'ambiente e dell'agricoltura, dopo l'adesione del sottosegretario agli esteri, dopo l'adesione di tanti cittadini che continuano a partecipare e a voler aprire dei punti di raccolta, uno è stato aperto a Napoli, un altro è stato aperto a Roma nella zona proprio di Trinità dei Monti, altri si stanno mobilitando con le varie realtà della società Dante Alighieri in tutto il mondo, sono 400 realtà Dante Alighieri che stanno partecipando. Adesso c'è anche l'adesione della consigliera culturale dell'ambasciata cinese a Roma e della vice ambasciatrice tedesca a Roma, che tra l'altro tra pochi giorni prenderà il compito di direttrice al Ministero degli Esteri tedesco di tutto il settore culturale. Quindi dall'Italia e dall'estero un grande sostegno a una cosa ovvia, direi, e cioè che dopo che dal 2010 la Cina ha iscritto l'opera lirica cinese, abbiamo il dovere di avanzare la candidatura del bel canto e dell'opera lirica italiana. C'erano state già delle proposte al Ministero dei beni culturali, ma la petizione serve proprio a sbloccare la necessità di una candidatura che veda la massima partecipazione dei conservatori musicali italiani, degli enti lirici, di tutte le realtà esponenziali di questa bellissima tradizione italiana che merita il riconoscimento di patrimonio immateriale mondiale dell'umanità. Quindi continuate a firmare su change.org, firmate anche nei punti di raccolta dove si può già firmare sui moduli in cartaceo, e soprattutto buona estate a tutti, anche con magari l'ascolto di qualche opera lirica, di qualche aria o comunque del bel canto, che è una grande tradizione del nostro paese.